12 alberi ammalati o in stato di deperimento saranno abbattuti per garantire la sicurezza dei cittadini. Prosegue la manutenzione delle alberature, delle mura urbane e della circonvallazione nell'ambito del censimento effettuato nel 2019 su circa 2.500 alberi, da cui sono risultate 500 piante da sottoporre ad ulteriori approfondimenti. Nello specifico si sta procedendo all'abbattimento di 6 olmi, 3 tigli, un pino, un acero e un liriodendro. Sono tutte piante che sono state verificate con la metodologia del VTA, del Visual Tree Assessment, di valutazione di stabilità degli alberi, e hanno rivelato problematiche molto serie tali da far ritenere che il fattore di sicurezza di queste piante fosse ormai del tutto esaurito e pertanto non ci fosse altra possibilità che quella di abbatterle. Si tratta di problematiche molto spesso causate da funghi, agenti di carie del legno, che quindi hanno portato alla compromissione dell'apparato radicale o alla compromissione della porzione interna del fusto o di alcune branche di dimensioni molto rilevanti. Pertanto la pianta non ha più una porzione di legno vivo e vitale sufficiente a garantirne la tenuta e sufficiente a garantirne la stabilità. Il Comune rimetterà a dimora nuovi alberi nell'ambito del progetto complessivo di restauro e valorizzazione delle mura, per il quale l'amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro da parte del MIBACT. Il Comune di Lucca ha comunque in corso di redazione un progetto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Pertanto le piante che sono attualmente in corso di valutazione e che risulteranno ormai del tutto compromesse saranno certamente ripiantate. Per conservare il patrimonio arboreo dobbiamo essere anche coraggiosi da fare delle scelte di sostituzione, perché ovviamente la pianta, essendo un essere vivente, a un certo punto raggiungerà il compimento del suo ciclo vitale.